Buongiorno Alessio. Buongiorno mamma. Amore. Buongiorno a tutti. La 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 la. Egocentrico. Buongiorno, si dice. Allora dici buongiorno. Sì, cosa ha fatto mamma? Di buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. E poi si fa il dinosauro. Come fa il dinosauro? Scappiamo! Briochine gentilmente offerte dal bar dove lavoro io. Vabbè, è un bar. Un bar c'ha le brioche. Ma va? Appunto no, nel senso... Qualsiasi bar poteva andare bene, no? E però le ho prese nel bar dove lavoro io. Appunto, te ci lavori, quindi ancora più facile averle prese. Ok. Allora, buongiorno. Io e il mio cappuccino. Guardate che schiuma, guarda. Nemmeno al bar te la fanno così. Allora, vi racconto anche un po', da che ci siamo... Cosa sta succedendo nella mia vita? Allora, non è che io non voglia più fare video o... E lo sapevo. Non è che si ripete. Ogni volta che io comincio a fare qualcosa c'è lui che mi chiama. Quindi, che stavo dicendo? Ah sì, non è che non abbia più voglia o interesse a fare video su YouTube, anzi... Mi piace sempre tantissimo fare video, cercare di rimanere il più possibile in contatto con voi soprattutto. E colazione. Vieni a fare colazione. Anche io. Vieni. Vuoi? Lasciamo bella. L'ho presa apposta. Ok, anche un po' di succo. Un zucco. Il fatto è che purtroppo lavorando tutti i giorni da lunedì al sabato per 6-7 ore è buona. Donuts. Lavorando tutti i giorni per 6-7 ore. Poi torni a casa il bimbo da tenere per dare il cambio a tuo suocero. La domenica Alessio, per esempio, ha smesso di fare il pisolino pomeridiano, quindi è un piccolo diavoletto sempre sveglio che vuole giocare, giustamente, e quindi non ho più il tempo e la forza di fare video. Cercherò comunque magari di tenermi in contatto con voi tramite Instagram. A proposito, seguitemi su Instagram. Mamma, dimmi. Che sto mangiando? La briochina. Perché? Perché è buona e perché mi piace. Perché ti stai mangiando la ciambella? Non lo so. Perché non sai cosa fare. Quindi cercherò quando possibile di fare video vloggini come questi. Ritorniamo un po' a fare i vecchi vlog. E penso che per un po' farò solamente video vlog. Allora, quando potrò. Non ti mettere lo zucchero. Quando sarà una giornata particolare, quando sarà un evento speciale. Cercherò di fare più vlog possibile adesso. E per tornare un po' a riprendere anche il contatto con voi, perché comunque mi mancate un pochino e niente, infatti oggi è una giornata nemmeno più di tanto particolare, comunque, perché andiamo a fare un bel giro a Lucca con il Nanerottolo e viene anche una nostra amica, si è aggiunta una nostra amica che è come una sorella per me, Sara, la conoscete benissimo tutti. E niente, adesso finiamo di fare. Cosa facciamo adesso, Alessio? Facciamo
Cosa c'è? Tutte le briciole in bocca. Con tutte le briciole in bocca. Facciamo colazione. Poi ci prepariamo e andiamo verso Lucca. Mettiti quel cappellino, amore. Rimettitelo. No, mettitelo te. Fai vedere il poliziotto. È al contrario. No, non è al contrario. L'hai messo giusto. Peccato, non hai banditi. Bravo! Mamma, vuoi catturare i banditi? Vuoi catturare i banditi, amore? Fai il bando in polizia, vediamo se ti chiedono, se ti prendono. Ma come sei bello! Guardate che è super cattivo lui come poliziotto, eh? È super critico come poliziotto, vero amore? Sì. Me lo posso riprendere io il cappello adesso? Tocca a me. Amore, però posso dirti una cosa? Non si è mai visto un poliziotto con il cappellino con gli Swarovski, quindi... Cioè, non sono Swarovski, sono Strass, però... Però dai, potresti lanciare una nuova moda. Comunque, amore, stai da Dio, sei divino. Cucù. Sei divino. Lì c'è anche una popottina vecchiarella. Ciao pizzina, ciao amore, ciao Kira, Kira, ciao piccoletta, ehi, amore. Ah, ma come si sta bene dopo una bella doccia, eh? Sì, grazie. Sì. Ora sto facendo un po' di skin care perché ieri sono uscita ieri sera con la mia amica Sara, appunto, e sento che la mia pelle ha bisogno di un attimo di relax, di riposo, e quindi sto provando adesso questi prodotti in questa pochettina di Sephora che me la sono regalata per Natale, e ho dato, poi magari vi faccio la skin care a modino quando, una volta che li ho provati tutti. Ho dato adesso questa crema idratante, adesso vado a dare questa crema illuminante per gli occhi, che come vedete è abbastanza densa, infatti ne basta veramente poca. Io la metto così, siccome a quanto ho capito è potentissima, io la metto così e poi la tampono così un pochino e la lascio un po' in posa finché proprio la pelle non la assorbe naturalmente da sé. Poi per finire mi do questo siero Ultra Glow Serum, che penso sia con vitamina C e vitamina E, che sono buonissime per la pelle. Vedete, shaker un po', poi con la pipetta non ne prendo tantissimo perché sennò mi sentirei una focaccetta, e la vado a dare sul viso così. È arrivato mio suocero. E la tampono così, in modo anche da attivare tutto il microcircolo della pelle. Allora, intanto ho fatto la base del mio make-up e adesso vado a usare questa palette, che è la palette che mi ha regalato Simone per la festa della donna. Vedete il suo... troverete tutto su Instagram. Se mi seguite su Instagram troverete praticamente tutta la vita, perché pubblico molto di più lì che su YouTube. E è una palette dei colori
bellissimi. Che ti devo dire? È bellissima. Adesso, siccome ho una, come vedete, una blusa, sembra marroncina, in realtà è più sul cipria, sul cipriato che sul marrone, vado ad usare intanto questi due ombretti, che è, questo è Pink Flamingo e questo qui è Tangelo. Pink Flamingo lo vado a usare con lo vado a dare con la parte fluffosa del pennello verso l'angolo esterno. E con la parte piatta vado a prendere Tangelo, che è un pesca, e lo do verso l'angolo interno, andando a sfumare anche su Pink Flamingo. Dopodiché vado a prendere Indian Space, che è simile a Tangelo, però è metallizzato, e lo vado a dare sopra Tangelo. E come vedete è subito molto più luminoso. Ok, faccio l'altro occhio, eyeliner, mascara e finito. Prima o poi mi riuscirò a fare le linee di eyeliner sottili, porca puttana. Ale, dov'è che andiamo? A come a cavallo. Ma nessuno ha detto che andiamo a cavallo, amore. Ci andremo poi. Ci andremo poi, quando farà un pochino più caldo. Ma ora non è tempo di andare a cavallo ancora, amore. A cavallo. Andiamo a vedere se c'è qualche cavallo. Se c'è qualche cavallo. Magari qualche cavallo e passa, si può trovare. Ci sta. Fiori d'arancia e narcisa. Andiamo. Amore. Andiamo a guardare il semaforo. Guarda il semaforo. Ora è verde il semaforo, amore. Boh, così. C'è anche Sara? Let's go. Let's go. Andiamo. Siamo partiti. Dimmi. Ma siete l'audio virale di TikTok, amore, quello Ragazzi, che dite, ma quella nuvola lì potrebbe essere pericolosa? Che dite? Potrebbe fare brutto tempo? Sarà caso di tornare verso casa allora? Che dite? Eh? Che dici te? È rischiosa. Sara? Sì, secondo me è troppo ovvio. Anche secondo me. Kira? No, lei non lo sente il maltempo. No, non lo sente il maltempo, allora dai, dovrebbe andare bene, dai. Siamo sotto le mura, amore. È un viso con... Guarda, amore, guarda. È un viso con cappuccio, vedi? Hai visto? È un uomo incappucciato. È zio uditore. È zio uditore, amore. Andiamo, sì, andiamo. Aiuto. Oggi è voluto stare nel passeggino. Ah, gocciole fredde sul mio viso. Mulino bianco. Le gocciole sono mie della Mulino Bianco, testa, sono della Pavesi. Hai detto una cazzata. No, ma ha gocciolato qualcosa in testa, io spero sia acqua. No, guarda, chissà cos'è. È l'uomo incappucciato. Ma che mira c'ha, proprio vi guarda. Amore! Erano gabinetti, sì. Sì. Quindi potrebbe essere stato questo. A distanza di migliaia di anni? Sono sempre sotto le mura, amore. Amore, siamo sempre sotto le mura.
Adesso usiamo. Sì. Ma mi si è acceso in automatico. Ah sì. Adesso usciamo e siamo dentro la città. E poi riandiamo fuori. Ale, stai qui però, amore. Falle fare le bolle ai tati. Le bolle io le vado a prendere qua. Spacchiamo tutte le bolle. Ale, guarda, guarda quante! Corri, corri! Dai, dai! No, mi sto... Se guardavo, ci c'erano le mani. Guarda il capo, guarda il capo del scoppiaggio, corri! Ale! Si fa? Dai, corri! Possiamo questa... Guarda, corri, corri, corri! No, 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 Ale! Guarda, guarda! Ale, corri dietro, vai! Vai, amore! No! Hai visto come è messo tutto colorato questo tatto? Guarda un po' cosa fa. Tutte e due le braccia alzate in aria. Fai così? Fai così. Bravo! Bellissimo. Aspetta, aspetta, su. Su le braccia, su le braccia. Aspetta, che ti fa... Ti fa l'armatura del coso. Fa il portaspada, eh? No! Eccolo lì! Guarda lì! Che roba! Bravo! No, lascia. No, ma... prendere la spada. Vedi, così la metti. Brava! Bravo! Amore, cosa si mangia ora? La pasta al pomodoro. Al pomodoro o con ragù? Con ragù, beh, stato nene. È sempre deciso il tuo figliolo, vedo. Hai visto? Che vuoi da me? No, niente, sto guardando il menù. De. Poi magari quando uno dei due ha finito, se mi passa anche a me il menù, per favore, grazie, eh. Così magari scelgo anch'io. Piccoli. Com'è questo succo? Crescono. Piccoli cuochi crescono. Com'è questo succo? Ale, amore mio. Metta la mano. No, Ale, basta, 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 ma cosa fai? Ah! Non ci metto le mani, perché questa è il modo da per te. Amore, ma perché fai queste cose? Com'è? Com'è? Me lo immagino. C'è già arrivata la roba, un vassoio è sotto, già finito. Perché c'è tutta questa robina qua. Prosciutto, soppressa, mortadella, parmigiano, taleggio, pecorino, ricotta, questo pezzo si forma un caprino, salame toscano, lui c'ha la pasta al pomodoro. Ale, mangi a modo, mamma mia, oddio, hit, sembri hit, Joker, Joker, Joker. Hai visto che torte belle? Sì. Mamma, mi vuoi un film? No, Ale, le mani sulla vetrina però no, eh? Quella lì, amore, si può adesso. Ale, le mani sulla vetrina però no.
Dimmi amore. No, no, non si può aprire, ora vediamo se si prende, dai. Le stagioni, le gemme preziose dell'universo. Cioè ragazzi, da quanto sono perfette, ti periteresti anche a mangiarle. Sono bellissime. L'ho preso, perché ragazzi io perché non ci ho avuto la ghigna abbastanza a culaiola, perché mi sarei voluta far autografare da lui direttamente la busta, ma mi è mancato il coraggio. Chiedi, secondo te io sono l'unica che chiederebbe? Era dentro, era poi era dentro a lavorare, non è che era dentro a divertirsi. Là si lavoravano, lui era lì. No, lui stava guardando le temperature. Guardava le temperature, guardava il cioccolato. Stava formando. Babbo, se me le rompi ti mando qui a comprarmene un altro. Sì, amore, si assaggiano stasera a casa. Dobbiamo mangiarli a casa. Sì, ma che dolcetti, Alessio. Starli. Io te lo dico, mi apro lo champagne stasera con questi. Cosa è il telefono? Amore, tutto bene? Sì. Hai sonno? A mezzanotte. No, contiamo insieme fra quanto si addormenta. Sara? 3 minuti. No, è stanco molto. Infatti ha fatto tante storie per venire via, e quando fa così vuol dire che veramente è perché non ce la fa più. Quindi adesso vediamo fin dove arriva. Secondo me non arriva nemmeno all'uscita dell'autostrada. Uscita possibile? No, all'uscita arrivi per andare sulla Genova Livorno. Dove dorme prima. Ci siamo quasi, amore. Mettiti meglio con la testina, tesoro. Sì, non sente più. Ale, mettiti meglio con la testina. Questo si sistema da solo. Non sente più, è già partito. Amore, stanco morto lui. Vabbè, alla fine sono 8 ore che è sveglio, tanto che siamo fuori, ha camminato tanto, quasi sei che siamo fuori casa, quindi è quasi 6 ore che praticamente corre, cammina, si muove, cosa, quindi è comprensibile che sia stanco, quindi va a andare così, poi si sa, la macchina induce, concilia un po' quel dondolio, quel coso, concilia parecchio il sonno, soprattutto nei bambini. Quindi va bene, dai, anche se dorme una mezz'oretta, 40 minuti. Non riesce a riposarsi la sufficienza, quindi. No, infatti, anche perché poi comunque abbiamo la musica, noi che si chiacchiera, non riposa veramente. No, poi non gli basta il tempo. Poi non gli basta il tempo, quindi comunque non è che influisce sulle sue ore di sonno notturne, poi anzi. Tante volte, anche se magari fa mezz'ora, 40 minuti in pomeriggio, quelle poche volte che succede, comunque a massimo le 9:30, 9:45 lui si riaddormenta tranquillamente, quindi ormai lasciamolo dormire, dai, tanto ormai è andato. Minchia, sei andato! Ora sì. Fai splash? Siamo tornati a casa, Alessio è nella vaschina che fa il bagnetto, io ne approfitto e mi strucco perché voglio provare anche quei prodotti sempre di Sephora che erano nella pochettina che avete visto stamani, i prodotti per la sera, diciamo. Mamma, ho preso l'acqua. Hai preso l'acqua? No, ho preso l'acqua. Ah, lo scavatore ha preso l'acqua. Wow! E ora scarichiamo l'acqua. Bravo amore, ora scarichiamo l'acqua. Vai. Mamma. Dimmi. È un po' calda.
È un po' calda. A me sembra un po' fredda. A me sembra un po' calda. Ale, non schizzare fuori. Ale, ti ho detto non schizzare fuori, basta. Mamma è all'ascolto. Ditemi la verità. Anche i vostri figli vi ascoltavano alla prima che gli dicevate? O vi dovevate come delle iene per farvi ascoltare? Eh? Vi consolate dicendomi che non sono l'unica con mio figlio non dà ascolto? Allora, ho ripreso la pochette e vorrei provare questo cleansing gel. C'è il singhiozzo, amore? Che è con amminoacidi. Questo posso usarlo sia la mattina che la sera. Però praticamente come si usa? Mamma, c'è il singhiozzo. Ah, ok, praticamente devo quando mi lavo il viso. Mamma, c'è il singhiozzo. Io ho il singhiozzo? Sì. No, non ho il singhiozzo, amore. E praticamente quando mi lavo il viso posso usare questo. Quindi questo ormai lo faccio dopo. E poi ho questa maschera illuminante da sera. E cos'altro ho anche? Mamma, ah, questa acqua micellare. Mamma. Che però ormai ho usato il mio struccante, quindi penso che la userò dopo. La userò la prossima volta. Questa cosa c'è? Adesso allora ci laviamo. Niente, devo andare un attimo a lavare il bimbo. Torno subito, eh. Allora, sto preparando delle salsiccine per Alessio. Io e Simo mangeremo qualcosa di leggero più tardi, perché adesso non abbiamo davvero fame, anche perché fuori abbiamo a pranzo abbiamo mangiato tanto e ora che abbiamo degli orari di lavoro abbastanza estenuati. Comunque io lavoro dalle 10 alle 17 e lui comunque fa gli stessi orari di lavoro, però a pranzo mangia veramente poco. Il fatto che io a pranzo non mangio proprio, il fatto che abbiamo veramente mangiato bene e anche abbondante, direi il giusto, le porzioni giuste. Non abbiamo per niente fame, proprio fame zero noi oggi. Poi magari ora non abbiamo fame, poi magari fra un'ora ci prende una fame che ci mangeremo con il tostapane. Però per adesso stiamo abbastanza bene, ecco, diciamo. Adesso giriamo queste salsiccine. E ora aspettiamo che siano cotte. Ciao a tutti! No, non si dice buongiorno, a quest'ora si dice buona. Buona, no? Buonanotte! Bravo! Buonanotte! Buonanotte! Buonanotte. Perché è ora di fare la nanna! Buonanotte! Buonanotte, Alessio! Buonanotte, mamma! Buonanotte, macchinina celeste! Dai, buonanotte anche ai tati! Buongiorno a tutti! No, buonanotte a tutti! Buonanotte!
notte a tutti. Lo mettiamo a nanna e ora abbiamo questa nuova routine. Siccome lui vediamo che sta rispondendo bene a questa routine, lo mettiamo a letto verso le 8:30, un quarto alle 9, in modo che alle 9, massimo 9:15 dorma. E poi noi abbiamo tutto il tempo successivamente di fare quello che vogliamo. Mamma, io ti voglio. Tipo cenare, magari stare un pochino insieme. Buonanotte a tutti. Io voglio fare un buongiorno a tutti. Ma buongiorno si dice quando ci si sveglia. E quando si va a dormire si dice buonanotte. Buongiorno a tutti. Vabbè, lui è... Va bene. E buongiorno è ora. Va bene. Scusa. Quindi adesso lo facciamo addormentare. E... Quindi adesso lo facciamo addormentare e poi ceniamo dopo, io e Simo. Però, dato che comunque sarà un lungo momento, vi diamo la buonanotte già da ora. Qui c'è anche Simo, da qualche parte. Ci sei! Saluto. Senti che voce sensuale. Molto sensuale, amore mio. Billa, billa, bimbo, squalo. Ok, con questa dimostrazione di tenerezza che spero abbia sciolto i vostri cuori. Fai brilla brilla bimbo squalo. Non la conosco, brilla brilla bimbo squalo, amore. Fai brilla brilla bimbo squalo. Brilla brilla bimbo squalo. E poi non la so più. Fai la nanna, fai il bravo. Bravo babbo. Quindi noi vi diamo la buonanotte brilla, ora. Brilla, e... bimbo squalo, are forte, are bimbo parole squalo. Proprio... Le parole sono proprio quelle, amore mio. Ma baby shark. Che bello. È bello che chiuda, se no lui non dorme più. Adesso che il bimbo dorme, dopo un'ora che stavamo a provare, preparo qualcosa di commestibile per me, sì, o qualcosa di poco, perché onestamente sono quasi le 10. Non ho voglia di mettermi a cucinare qualcosa, sì che preparo qualche uova strapazzato e ci finiamo quegli pezzettini di salsiccia che ha avanzato Alessio. E poi niente, assaggeremo i cioccolatini di Damiano Carrara, molto probabilmente. Sì. Quindi niente, vi diamo la buonanotte. E ci vediamo con me su Instagram, quasi quando posso, e con lui al prossimo vlog. A giro. Ciao ragazzi e buonanotte a tutti. Buonanotte.